Bentornati a SOS Arezzo TV, come vedete siamo in Viarno, buonasera a Beppe Marconi, ciao, e poi ciao. Salutiamo Mauro che è un nostro telespettatore, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa succede qui? Perché qui vediamo un filo che parte qui da queste centraline e finisce dentro un condominio. Che cosa è successo nei mesi scorsi? Ma settembre dell'anno scorso c'è stato, dopo una giornata di pioggia, c'è stato un guasto in tutto questo, diciamo, territorio, in tutto questo abitato, fra via Arno, dove siamo, e via Tanaro. Tutte le abitazioni sono andate al buio, letteralmente al buio. Dopo un po' di tempo sono venuti gli operai dell'Enel, va bene, hanno fatto questo lavoro provvisorio, da questo, perché avevano detto che era entrata l'acqua in una centralina che dava corrente a questo abitato, va bene, all'intero abitato, e allora hanno detto, dice, facciamo questo, prendiamo la corrente da questa centralina e colleghiamo i vostri palazzi. Dice, sarà un lavoro provvisorio, quanto prima verremo a fare il lavoro definitivo. È da settembre il lavoro, siamo a maggio. A metà maggio è diventato definitivo il lavoro questo. È diventato definitivo questo. Quindi da qui, diciamo, tutta via Tanaro è illuminata da questo, da questo cavo qui. Ma da questa centralina qui. Però qui si attraversa, vedete, gli alberi, c'è un giardino dove ci sono i giochi anche dei bambini, quindi insomma, onestamente, ecco. Vediamo che potrebbe essere anche pericoloso. Comunque vedete questo cavo che sale fino a... Il più pericolo è l'ingresso quando entra in casa. E poi quando entra in casa, perché possiamo vedere che entra da una finestra tenuta aperta tutta l'inverno. Sì, da una finestra hanno dovuto togliere questa, non hanno rotto, hanno tolto il vetro e si sono collegati ai contatori interni di questo palazzo per dare corrente. Poi da questo palazzo hanno mandato la corrente su tutta la strada, tutte le abitazioni. Quindi hanno allacciato anche tutte le abitazioni. Tutta la linea che porta alle altre abitazioni. Ma veramente... Cose detto, all'ibisco. Mi risulta che ci sono stati da parte dei condomini, specialmente qui di via Arno, dei solleciti all'Enel, però ancora tutt'oggi non c'è stato mai. Sempre delle grandi promesse mi hanno detto, però niente di particolare. Ecco. Ma io sarei curioso di sentire i vigili del fuoco che ne pensano di una cosa del genere. Penso che se vengano qui transennano tutto, perché in effetti è una cosa. Il cavo vedo che è grosso, questo è evidente, quindi sicuramente sopporta un bel carico, non so quanti kilowatt ci sarà qui. Questo è un cavo da una portata abbastanza importante. E poi veramente è indicibile. Ora, sa, nel momento magari c'era un'emergenza, dare la corrente ci sta. Però nel momento, come dico, ci vuole stare qualche giorno, una settimana massimo, ma poi l'intervento va fatto. Non penso che debba fare un appalto per ricostruire tutta la linea o ricostruire tutta la centralina e nel frattempo lasciare una situazione del genere che è veramente pericolosa. Ma veramente indicibile questa cosa. Assolutamente sì, perché comunque siamo praticamente nel centro città, qui. Poi ci sono dei giochi per bambini qui, quindi... No, ci facevo vedere, sì, ci facevo vedere questo filo che penzola da mesi e senza avere risposte, poi no, quindi senza avere risposte da ma parte. Lei l'avete già interpellata altre volte? No. Magari. Ma l'avete già interpellata altre volte, lei ne l'avete sollecitata mai oppure no? No, io so che alcuni hanno sollecitato, però... Non c'è stato, non ci sono state, poi ecco, la risposta non c'è stata. Ecco. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, ti ricordi per i lampioni che erano spenti da mesi, che abbiamo, ti ricordi, segnalato all'Enel, sì, il fatto, sì, tramite, sì, l'ufficio stampa, faremo vedere magari questo filmato all'ufficio stampa di Enel e sì. Aspettiamo, poi di solito sono molto veloci nelle risposte, speriamo che, ecco, perché da qui settembre. Da settembre sono 9 mesi, quanti sono? 8-9 mesi. Quindi ecco, è abbastanza, ecco, sconcertante, ecco, che si è lasciato tutto così senza... La chiave è qui. Allora, forse riusciamo anche a vedere dentro com'è la situazione. Allora, siamo all'interno del condominio e ecco, così seguiamo la strada di questo cavo. Di questo cavo.
Signora, qui com'è la situazione? Che situazione è? Una situazione incredibile. Certo, io volevo telefonare a Striscia la Notizia, perché se questo caso non si risolve. Da settembre che va avanti. Da settembre. È pericoloso, ci sono i bambini che giocano, c'è le persone anziane come me che a volte cascono, si attaccano a quel tubo lì, è pericoloso. Ma poi ce l'attacco, vedi? Questo arriva ai contatori giù. Sì, guardi. Tutto aperto, vedi? È aperto, tutto, tutto. E qui ho risolto io, Della finestra aperta. Sì, era tutto aperto. Hanno lasciato tutto aperto. Tutto, capito? Tutta questa roba in giro qui. Avete voi provato a richiamare lei nel... Si è provato 5 volte, 6 volte, non le dico quante, sono venuti sempre le stesse cose. Dice che c'è 3 palazzi qua su, tutti che hanno questo problema, però non si risolve. Non si risolve. E è pericoloso. Ma io penso che sia il caso di mandare questo servizio all'ufficio stampa dell'ENI a sentire un po' cosa ci risponde. Lo faremo subito e poi vi faremo sapere, insomma. Certo, e io vi ringrazio tanto. Grazie a voi, speriamo di risolvere. Grazie a Mauro che ci ha chiamato, grazie. Sì, io penso che speriamo di risolverlo il prima possibile in maniera di evitare eventuali rischi. Per tutti. Perché questo è un giardino che ci vengono tutti i bambini a giocare. Poi anche questa, per risolvere questa problematica di questo cavo volante che nel condominio è veramente un problema. Ci vediamo domani, grazie. Ciao.